Parola di Quaresima. Preghiera quotidiana proposta dalla Diocesi di Treviso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diamo il tempo ad uno sguardo vero. Apriamo gli occhi alla presenza del Signore, mettendoci in preghiera. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più». Gesù, prima di parlare, scrive con i suoi gesti. Questo momento così drammatico è tutto un movimento fatto del chinarsi di Gesù a terra e alzarsi con forza, decisione. Per ben due volte il Signore scrive col dito per terra. Non sappiamo cosa abbia scritto, rimane la forza di quel gesto. Il dito di Dio che scrive nella terra che siamo noi, nella terra che il nostro cuore vuole scrivere cose nuove. Forse proprio misericordia e verità. Mettendole insieme, i farisei lasciano le pietre con cui avevano già preso la mira, lasciano il cuore vecchio indurito e se ne vanno per una via nuova, più sincera. Stessa strada è per la donna, peccatrice, che è già a terra sotto il macigno del peccato. Anche lei finalmente si alza e va, va e non peccare più. Dono di Cristo grandissimo. Che il Signore possa scrivere nella nostra dura terra e alzarci alla vita nuova, in ogni gesto e parola, nelle nostre relazioni. Dice il Salmo 22: «Il Signore è il mio pastore, mi guida per il giusto cammino. Anche per una valle oscura non temo, perché sei con me». Ora, assieme al nostro Vescovo Michele, ci rivolgiamo a Maria e da lui riceveremo la benedizione per questo nuovo giorno. Maria, Madre della Chiesa, a te ci affidiamo. In questo tempo di prova, prendici per mano e insegnaci ad accogliere il dono dello Spirito, a fare quanto Gesù ci dice, ad accogliere con fiducia la parola del Padre. Donaci un'autentica conversione del cuore e della vita. Accompagna e guida chi governa e quanti si impegnano per la salute di tutti. Aiutaci a fermare la diffusione del contagio. Assisti chi soffre, consola chi piange. Insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, a trovare nuovi modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, a prenderci cura gli uni degli altri, e accompagnaci nel cammino della vita con fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della vita.
vi benedica e vi protegga, vi accompagni e vi consoli Dio, amore onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Parola di Quaresima, preghiera quotidiana proposta dalla Diocesi di Treviso.